In realtà non lo so ancora bene com'è stato perché non ho un termine di paragone, un termine di confronto, non avevo mai fatto niente di simile in tutta la mia vita, non ho mai recitato neanche a scuola, nelle recite scolastiche. Devo dire però che ho accettato questa sfida che Gabriele, quel pazzo di Gabriele, mi ha lanciato, mi ha convinta a tentare, a provare, insomma, a vivere questa possibilità. Ed è stato meraviglioso perché Gabriele sul set è un regista comprensivo, molto, la cosa che mi ha colpito di più, con dei modi garbati con tutti, dal cast, proprio a tutte le persone che lavorano dietro la macchina, non so, luci, una persona veramente educata. Sì, gentile, sì, mi colpiscono le cose banali perché adesso essere gentili sembra banale, però mi ha colpito questo perché ho visto gente urlare nella vita in generale per molto meno. Quindi ho apprezzato molto questa educazione nei confronti del lavoro di tutti, non solo degli attori. Mi sentivo piccola piccola, in mezzo a questi titani e questi giganti del cinema italiano che però tutti i giorni mi hanno sorretta, supportata, non mi hanno fatta sentire fuori luogo, a disagio e inadeguata. E questo mi ha aiutato moltissimo. Mi sono approcciata ad Anna di pancia, in maniera molto ludica, come se fosse un gioco, come quando da ragazzini si giocava a mamma e figli o a vendere la frutta al mercato. Era l'unico modo che avevo per salvare questa roba qua che mi ha proposto Gabriele. Quindi ho giocato a fare Anna, ho giocato a fare la mamma, non sono mamma. E quindi ho immaginato, ho usato l'immaginazione, ho detto boh, come si muoverebbe Anna col pancione. Anche la scena del parto è stata una scena abbastanza complicata perché, insomma, non ho mai partorito in vita mia ed è stata dura perché non lo so come fanno le donne in sala parto, sinceramente. Ho immaginato, ho usato l'immaginazione e grazie davvero a tutti per questo viaggio incredibile di questo film.